Prova 1, 2, 3, prova 1, Siamo in 2, diretta. 3. Siamo in diretta? Siamo in diretta qui alle 12:19 alla mostra del Fantacinema al Porto Antico in compagnia di Andrea Bosco. Buongiorno a tutti. Grazie Andre per essere sempre con noi. Io sono Alessandro Belagamba e questa nuova puntata ci vede appunto presenti a questa mostra che noi avevamo già potuto visitare. All'apertura l'anno scorso, noi ci eravamo incontrati proprio qua di fuori, quando un anno fa tutti appunto ancora già con le mascherine, però si era riusciti a visitare appunto questa riapertura della mostra che gentilmente ci ospita. Tu la conoscevi già questo posto, questa Sì, fiera? abbiamo assistito tutti a quello che è stato forse l'evento più significativo della stagione post-pandemica della scorsa estate, un evento che ha centrato comune, regione, che è stato presentato comunque in grande spolvero da Cultural City Manager Maurizio Gregorini. È stato un evento che sicuramente ha centrato molte persone provenienti da tutta Genova. Salutiamo il grande Maurizio, tra l'altro ex direttore della SDAC fino al 2014, Il che è nostro stato vivaio. esatto, la SDAC, la Scuola d'Arte Cinematografica, che dal 94 comunque domina nella didattica cinematografica genovese, ligure e non solo, e ci ha visto comunque protagonisti tanti, tanti anni fa. Troppi anni fa, sì. No, troppi, troppi no, però abbiamo visto, insomma, l'abbiamo vista cambiare, crescere, evolversi, e infatti la radio è un po' un testimone di questa evoluzione della scuola. Di cosa andiamo a parlare oggi, Ale? Allora, abbiamo tantissime cose di cui parlare, abbiamo le nuove uscite, ovviamente le uscite di questa settimana, abbiamo Black Widow, abbiamo la recensione di Black Widow per voi, Andrea si è preparato un bel discorsone, una recensione, no, non vi dico se è positiva o negativa, ancora no, ma continuiamo invece con il programma, dopo faremo un salto a Cannes, abbiamo un collegamento con Cannes, abbiamo un amico di Wes Anderson Un che infiltrato. è un infiltrato, amico appunto sia di Wes Anderson che di Spike Lee, e ha detto che ci concederà questa intervista, questo approfondimento sul festival che si sta tenendo appunto da qualche giorno e sta vedendo. Insomma, abbiamo dei film protagonisti molto molto interessanti, li andremo a vedere. Dopo, e come terzo Blocco. blocco, come terzo blocco di questa puntata, abbiamo ovviamente il compleanno del giorno e facciamo tanti auguri a Ingmar Bergman. Niente meno. Insomma, giusto Un Bergman. nomignolo, niente di trascendentale, niente sicuramente paragonabile a Black Widow, certamente. Allora, partiamo proprio con Black Widow, Dobbiamo, ovvero per forza, sì. dobbiamo assolutamente parlarne, perché il titolo di punta di questa settimana in televisione è il trailer che domina, ovviamente il palinsesto. Abbiamo una Scarlett Johansson, protagonista di questa pellicola Marvel più Disney, ovviamente è un titolo di punta che fa parte della saga del Marvel Universe. Com'è che si Marvel chiama? Cinematic Universe, Marvel Cinematic Cinematic, MCU. sì, Cinematic più poco ormai, vista anche l'affiliazione televisiva che sta prendendo dalla inaugurazione di quelle serie che fanno da trade union ormai fra un film e l'altro. Ma parliamo di Anzi, una serie al cinema? no, Non è una parliamo di serie. cinema serializzato, parliamo di cinema serificato più che È un serializzato. nuovo genere. No, è proprio un nuovo linguaggio, è una nuova bastardizzazione del linguaggio cinematografico. Oddio, prendiamo già l'avvio con il lancio di pietre su questa cosa, sì. Prendiamo il via. Allora, Scarlett Togliamocelo Johansson, dal abbiamo detto che groppone. vuoi tirare pietre anche su di lei. No, per carità, lì ci ha già pensato Hollywood fino a 2 anni fa. Noi sappiamo che Scarlett Certo. Johansson, insomma, è rimasta forse uno delle star hollywoodiane più coerenti e cioè meno condizionate dallo star system, ma sorge il sospetto che adesso stia veramente cedendo al corteggiamento che Hollywood le sta facendo da un paio d'anni. Lei, ultima strenua difenditrice di Woody Allen e insomma, di personaggi che sono anche relativamente scomodi per il sistema, sembra che con la promozione di questo film e con quello che verrà dopo la sua partecipazione al Marvel Cinematic Universe,
il suo sia un modo per ritornare nei ranghi e adeguarsi al sistema, e questo film più o meno dà quell'impressione lì. Cominciamo? Cominciamo dalla regista intanto. Sì, regista. Regista è una parola un po' grossa, chiamiamola esecutrice materiale. Noi ben sappiamo che Marvel Cinematic Universe è un sinonimo di conformismo, un sinonimo di una grande impresa, di un grande sistema molto appianato, dove l'autorialità fondamentalmente non esiste. È il prezzo da pagare per un cinema tutto sommato all'altezza di tutti. Però questo non vuol dire che i risultati debbano essere necessariamente così piatti, così scialbi come possono essere gran parte del film del Marvel Cinematic Universe. Ci sono comunque personaggi anche relativamente che hanno mantenuto la loro personalità, ecco, indipendenza no, ma personalità sì. Penso a James Gunn o, per le persone a cui piace, Taika Waititi. Questo è diciamo un film molto significativo per il Marvel Cinematic Universe per un semplice motivo: è il primo film della fase 4, quindi successiva alla saga dell'infinito, ma non è soltanto una questione di appartenenza a un determinato ciclo o meno, è il primo film che contempla una convivenza fra la componente cinematografica e quella seriale del Marvel Cinematic Universe. Quindi se prima avevamo tutta un gruppo di serie indipendenti fra di loro, la cui visione insomma non era richiesta per capire quello che stesse succedendo nell'universo condiviso, quindi pensiamo a titoli come Agent Carter, Agent of S.H.I.E.L.D., Jessica Jones, tutta questa serie, Daredevil e così via. Invece adesso le serie sono sullo stesso piano dei film, proprio sul piano della comprensione. In poche parole, sarà molto difficile riuscire a seguire il ciclo se non si seguono contemporaneamente le serie. Questo lo si vede già dalla scena post credits di Black Widow. Non si può aspettare un film senza insomma avere l'ansia di dover conoscere appunto già i personaggi, la trama, il passato. Non ci sono più i mezzi spiegoni all'interno del film, ma questo, scusa, ma se è prevista questa serialità, allora il rischio di perdere un attore, decidere di cambiare anche proprio la storia all'interno di questi mondi, insomma, non si può più, o si ricomincerà di nuovo da capo se si vuole ripresentare questi personaggi, se no si ha dei vincoli pazzeschi. No, i vincoli sono azzerati adesso dalla presentazione del multiverso, quindi è una scappatoia con cui la Marvel riesce a rielaborare il proprio immaginario senza rinunciare a certi personaggi, a certe cose. Dice, la scusa è semplicemente sì, ma non in un universo parallelo c'è questa cosa qui, oppure in un'altra dimensione c'è questa cosa qua. L'esempio classico, l'esempio più sintomatico è il sequel di Black Panther, che non vedrà ovviamente più come protagonista Chadwick Boseman. Non sappiamo come sarà, ma chiaramente si prevede una soluzione diversa. Quindi questa idea del multiverso che ha preso piede da WandaVision e da Loki, che adesso sta andando in onda su Disney Plus. Però appunto il principio è che ormai il Marvel Cinematic Universe, in generale un po' tutta l'industria hollywoodiana dominata da Marvel Disney, sia totalmente a appannaggio della televisione. I film sono fondamentalmente dei tappabuchi fra una serie e l'altra. L'impressione che dà un film come Black Widow è quella proprio di film tappabuchi, di quello che succede fra una cosa e l'altra. Infatti nasce già come midquel, come interquel, come si vuole descriverlo, perché racconta episodi che sono racchiusi fra Civil War e Infinity War. Ma è un interquel proprio in senso stretto, nel senso che se voi volete continuare a seguire gli eventi del film, abbonatevi a Disney Plus, perché fra qualche mese andrà in onda Hawkeye. Quindi è fondamentalmente un lancio pubblicitario per Disney Plus. Venendo al film in sé, c'è molto poco da dire. Kate Shortland è una cineasta australiana indipendente, autrice di tre thriller a basso costo, ed è appunto l'ennesimo sintomo di un'industria che si appropria di giovani autori che stanno cominciando ad emergere, insomma ad avere una certa personalità, e che invece poi vengono catturati da questo maxi sistema e vengono uniformati. Chiaramente la vera longa manus dell'iniziativa è sempre Kevin Feige, il produttore
direttore esecutivo che gestisce tutto l'universo condiviso. Parliamo un attimo del film in sé, giusto per avere un po' due coordinate. Gli eventi sono quelli che, come dicevamo, si situano fra Civil War e Infinity War, quindi la fuga di Black Widow dal governo americano e quello che succede, una missione che compie di salvataggio sì, una missione di salvataggio per liberare dal condizionamento mentale delle ragazze come lei, delle giovani donne come lei, che sono assoggettate da questa specie di incrocio fra un oligarca russo, Harvey Weinstein e Gianni Boncompagni. Fondamentalmente il cattivo del film è questo tipo di personaggio qui. Non è troppo mascherata la somiglianza, anzi direi che il ritratto è abbastanza... chiaro. Compagni, tu dici? Sì, insomma, cioè, noi siamo passati per dire davvero quanto il Me Too e quanto è successo a Hollywood negli ultimi 5 anni ha fortemente condizionato l'immaginario e lo ha per certi versi anche un po' impoverito, snaturato. Pensiamo al villain del ciclo, che era un alieno viola, distruttore di mondi, eccetera eccetera, e adesso in questo film abbiamo fondamentalmente un vecchio che se ne sta seduto per tutta la sua presenza in scena e fondamentalmente non fa nulla, però sai, appunto è Weinstein. Mi ricordava, purtroppo o per fortuna, perché mi sono fatto anche due risate nel trovare delle somiglianze o comunque questi luoghi comuni che ogni tanto si ripresentano. Non so se ti ricordi il film, il discutibile film Nati con la camicia, dove vedeva il capo della CIA in questo ufficio gigantesco con la mappa del mondo e tutte le spie che si illuminavano quando decedevano, e questo lo faceva in faccia appunto a Bud Spencer e Terence Hill. Io non guardo i film con Bud Spencer e Terence Hill, non li ho mai visti, mi dispiace molto, ma li avrei preferiti sicuramente a Black Widow, che per dare giusto un'idea è proprio l'impoverimento di quello che gravita intorno a Hollywood. Noi vediamo, a cominciare da Scarlett Johansson, che è davvero una delle attrici più talentuose, più importanti che adesso lavora a Hollywood, basta vedere cosa ha combinato l'anno scorso, 2 anni fa ormai, con Marriage Story di Noah Baumbach, film discutibile quanto si vuole, ma lei è davvero strepitosa, è un'attrice magnifica, ma è soltanto la punta dell'iceberg, perché vediamo nel cast anche persone come Rachel Weisz, il premio Oscar Rachel Weisz, un'attrice di un talento smisurato, Ray Winston che interpreta il villain, che è davvero ridotto a niente, il premio Oscar William Hart, e ancora peggio forse, perché proprio ti viene una stretta, pensi a un'attrice magnifica come Florence Pugh che abbiamo tutti cominciato, per chi lo ha visto, che abbiamo cominciato ad amare con Lady Macbeth, che era in concorso al Torino Film Festival di 5 anni fa. Lei al primo ruolo vinse il premio per l'interpretazione femminile, un'attrice veramente versatile, bravissima, piena di potenzialità, capace di cambiare registro. Poi l'abbiamo vista successivamente in film di maggiore richiamo, Midsommar, un'altra interpretazione strepitosa, Piccole donne, operazione discutibile quanto si vuole, lei era la cosa migliore del film, candidata all'Oscar come attrice non protagonista. Qui, come tutto il resto, è piegata a questa aurea di mediocrità. Lei interpreta teoricamente il personaggio che dovrebbe rubare la scena, dovrebbe essere la spalla che ruba la scena, che in effetti poi sarà legata all'universo Marvel, perché prenderà effettivamente il posto di Scarlett Johansson, che noi sappiamo non ci sarà più nei prossimi film. Esatto, però questo cambio di testimone non per forza deve precludere anche la carriera stessa dell'attrice. Speriamo che non facciano la fine di Fassbender, che l'abbiamo visto anche esatto. Percorrere una serie infinita di produzioni che si alternavano tra quelle veramente valide e quelle invece di intrattenimento commerciali, anche della Marvel, certo. Appunto. E Adam Driver della Fox, Marvel, della Fox. Ah, della Fox, però abbiamo visto anche Adam Driver fare un percorso simile, ma esatto. Decisamente più sul lato professionale e artistico, perché ricordiamo che ha lavorato con Spike Lee, Terry Gilliam. E come? Insomma, si è portato, e adesso lo adesso vediamo... è con le Oscar Axe in Annette, lui si sta salvando da questo carrozzone ed è effettivamente ha un autore che sta... Ha dimostrato di essere...
veramente una persona, un attore veramente talentuoso, trasformista, anche se ha sempre lo stesso taglio di capelli. Però, e lo stesso nasone. E lo stesso nasone, ma questo non gli toglie il suo talento. Io l'ho adorato. Attore strepitoso. Black Clansman mi ha fatto impazzire anche nei personaggi che non sono protagonisti. E, in Patterson di Jarmusch. Sì, è vero, con Bill Murray, è grande film. Quello. No. Quello dei morti non muoiono, questo è quello prima. L'ha richiamato, è vero. Esatto. E sì, sì, ha delle collaborazioni, insomma. È un attore legato a registi di peso che speriamo se lo litigano. Che questa scia includa la stessa della Johansson. Sì, la Johansson non so cosa ci aspetteremo da lei in futuro. Florence Pugh, io ho davvero paura che farà la stessa parabola discendente di Jennifer Lawrence. Sono due attrici fondamentalmente abbastanza simili, versatili, espressive. Jennifer Lawrence, a parte vederla pitturata di blu negli X-Men, dove l'abbiamo vista di recente? L'abbiamo vista legata a registi molto discutibili come David O. Russell. Insomma, ha lavorato anche con, appunto, David O. Russell all'inizio, ha avuto queste collaborazioni in tre film, in due film. Forse anche di più, perché American Hustle, Joy e il lato positivo. Esatto, il lato positivo, il primo film. Ma passiamo allora adesso al festival. Facciamo un salto oh, di sì, giochiamoci il nostro jolly, il nostro infiltrato sì, da Cannes. Perché noi abbiamo, come abbiamo citato prima, Adam Driver protagonista nel film di apertura di Cannes, che è appunto questo Annette. A me il trailer, anche se è solo il trailer, mi ha veramente entusiasmato dal punto di vista visivo. Forse siamo veramente di fronte a dei grandi film nuovi, freschi, che dovrebbero rilanciare un po' questo cinema. Abbiamo Wes Anderson, abbiamo avuto Moretti applauditissimo e anche criticatissimo. Esatto. Tante notizie interessanti. Andrea, quali sono quelle più di spicco secondo te? Diciamo che abbiamo una rinascita, la rinascita della produzione europea, che è stata quella più flagellata dalla pandemia. Quindi tutti i grandi autori che vediamo presenti quest'anno a Cannes sono principalmente europei. Pensiamo a Paul Verhoeven con Benedetta, per l'appunto Leo Szarach con Annette, lo stesso Moretti con Tre Piani, François Ozon con l'ennesimo nuovo film preparato anche questo a tempo di record. Gli autori sono tanti. La sorpresa maggiore forse viene dal Giappone, però in questo caso Ryusuke Hamaguchi, che ha presentato un film per cui la stampa è letteralmente impazzita. Drive My Car, tratto da un racconto di Haruki Murakami, è il film di cui forse Marco ci parlerà oggi. Presentiamo quindi il nostro collega, che è un caro amico, è un collega, è un frequentatore di festival, è uno degli ultimi samurai della critica cinematografica. Marco Romagna, direttore di Cinelapsus, è effettivamente un kamikaze del metodo. A mio avviso è davvero una delle personalità più caratteristiche della critica cinematografica, non soltanto genovese, ma proprio italiana in generale. Adesso lo chiamiamo, vediamo se ci risponde, se non ci manda a quel paese. A meno che non sia a prendere appunto un caffè con... Col suo grande amico Spike Lee. Esatto. No, vediamo... Ma magari ce lo passa al telefono, ci racconta qualche curiosità, insomma. Dunque. Sta squillando. Ah, Andrea. Marco, sei in diretta su Radio Sda. Buongiorno. Ciao Marco. Ciao a tutti. Benvenuto a Marco. Sei appena stato appunto più che presentato da Andrea. Insomma, adesso dove ti trovi esattamente? In questo momento sono nel cortile della casa affittata a Cannes. Ho appena finito una recensione e tra un'oretta e mezzo ricominciano. Positivo o negativa la recensione? Mi sento male. Positivo o negativa? Ma l'impressione in realtà è abbastanza strana, a partire dal fatto che è stata creata una sorta di bolla negazionista dove... Marco? Sul più bello abbiamo perso il collegamento con Marco. Sui negazionisti abbiamo perso Marco. La bolla negazionista di Cannes. Che cosa sta succedendo a Cannes? Magari l'hanno braccato e la telefonata è stata... Eccolo, è tornato in linea. Sei di nuovo in diretta. Marco, ci lasci sulle spine con la bolla negazionista. Buongiorno a tutti. Ok, ti risentiamo.
festa nella quale non... Tala, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Mi sentite? Ti sentiamo. Ok. È una bolla negazionista nella quale non è previsto sostanzialmente alcun tipo di distanziamento in sala, ma le sale sono al 100%. L'obbligo di mascherina lo rispettiamo, non dico solo noi italiani, ma giù di lì tantissimi nasi spuntano e vedi troppe facce per quelle che sono le nostre abitudini. Però ecco, speriamo che vada tutto bene e che questa cosa non si trascini dietro delle tragedie. Quindi è il Delta Film Festival. Il cinema. Sì, è il Delta Film Festival. Magnifico. Esatto. Dici un attimo, parliamo di Leo Scarax? Ma hai fatto colazione con Leo Scarax? No, non mi è capitato. Ho fatto colazione festivaliera con Leo Scarax, sì. E purtroppo sono rimasto, dico la verità, abbastanza deluso da quello che ha fatto stavolta. Un film estremamente affascinante che riprende moltissimo Holly Motors e dialoga moltissimo, però in realtà non è un film sul cinema, non è un film sulla musica, diventa quasi un'esibizione di belle scene, indubbiamente, ripeto, affascinanti a guardarle, ma Carà ha saputo in passato fare qualcosa di decisamente più importante, decisamente più fantasioso e soprattutto con molto più da dire dietro, molto più teorico e molto più interessante di fatto. Era un film molto atteso, noi lo aspettavamo davvero dopo 10 anni da Holly Motors, sicuramente con molto entusiasmo. Era un film molto atteso ed era un film che è stato giusto mettere in apertura di Cannes, perché per molti motivi simboleggia una ripresa sia del cinema di Carax, sia del cinema in generale dopo la pandemia, sia del festival dopo che ha saltato un'edizione. Tra l'altro bisogna considerare che il grave difetto di questa Cannes è quella di essere sostanzialmente un festival del cinema francese, dove tra film francesi presi praticamente tutti. 7 film in concorso, giusto? Sì, ma contando anche le produzioni, quasi il 60% del programma è targato Francia, e passa con Arte e Canal Plus tra le produzioni. E è un festival assolutamente di cinema francese, dove anche il film africano, certo, di Haroun, che vive in Francia dal 1982, e dove insomma tutto gira intorno alla Francia. E, tra l'altro, oggi è il 14 luglio, quindi è esatto, una presa di posizione da parte loro che posso capire. Dici due parole su Nanni, sulla delusione di Nanni che abbiamo visto massacrato Moretti, dalla stampa europea. Nanni Moretti sembra purtroppo un film della Comencini. Ha preso un romanzo molto bello e lo ha del tutto depotenziato, togliendogli di fatto la metafora freudiana di esso, io e superio, mm-hmm, che vanno in corrispondenza dei piani di questa palazzina, e sostanzialmente lo ha trasformato in una telenovela. Sono parole che non avrei mai voluto dire, la recensione non l'ho ancora scritta di Nanni e non lo vorrai fare. Male alla sola idea di doverlo fare, perché è un film terribile. Mia madre aveva già qualche problema estetico, diciamo, però aveva un grande cuore, è vero, che non me ne è potuto fregare di meno. Questo non ha nulla, non ha davvero nulla. Moretti fuori ruolo in un film non di Moretti. Questa è veramente una notizia terribile. Vedremo settembre, dispiace, con l'uscita. Sì, dispiace tanto. In due parole, l'Italia batte, sì, molto bene, però sul resto della selezione, Carpignano, quella delle sezioni naturali, quella delle sezioni, esatto, sulle sezioni laterali, Carpignano ha fatto un film meraviglioso, già di molto superiore ad Aciambra, già era molto bello. Ma devo dire molto bene anche Laura Samani in Semaine de la Critique, molto bene anche il Regranchio, che insegna il passaggio alla finzione dei registi del Solengo, ed è mm-hmm,
praticamente un film di Lisandro Alonso, dialoga apertamente con John Wick, ha girato in questo 16 mm super saturo e ambientato tra i contadini di oggi e un passato neanche tanto remoto, però a sua volta corrispondente tra la Tuscia e la Patagonia. Magnifico. È in uscita? È in distribuzione? È veramente pazzo. Onestamente non so rispondere a questa domanda, credo proprio uscirà. È probabilmente il miglior esordio italiano dell'ultima decade. Queste sono ottime notizie. Abbiamo letteralmente 2-3 minuti, ti chiediamo in poche parole il meglio e il peggio. Il meglio per quanto riguarda il concorso, e non solo il concorso, sicuramente Drive My Car di Yusuke Hamaguchi è un film di parecchie spanne sopra tutti gli altri. Non ho la minima idea se possa realmente competere per la Palma d'Oro, perché mettere d'accordo una giuria è sempre una cosa che in cui il livello del film c'entra e non c'entra, però mi sembra evidente, è un film che rilegge Mukarami passando da Chekhov e si interroga sulla differenza fra vero e reale, e nel frattempo porta avanti un melodramma di una poesia assoluta. Hamaguchi è un autore in netta crescita, film dopo film, e questo sembra essere definitivamente quello della maturità. Speriamo che sia il primo film da lui, insomma, suo film primo distribuito nei nostri cinema, che possa arrivare regolarmente in sala. Quindi è già stato distribuito in realtà quello, però ovviamente con la pandemia di mezzo, per come è stato possibile, quello che aveva presentato a febbraio a Berlino. Ah certo, con la Tucker, con distribuzione limitatissima, ma era Tucker, sì, esatto, è vero. Speriamo tutti che Tucker prenderà anche questo. Il problema, se così si può dire, è che è un film assolutamente non doppiabile, perché è basato sul multilinguismo. La messa in scena di Chekhov è fatta con ogni attore che parla la sua lingua. Okay. Il meccanismo del film è proprio trovare il far funzionare dei dialoghi impossibili. Poi molto bene Paul Verhoeven, che torna dalle parti di Basic Instinct per molti motivi, pur la versione ecclesiastica di Basic Instinct, in poche parole. Esatto, sì, monache di pescia, dove sesso, corpo e spiritualità coincidono perfettamente, dove l'orgasmo è trovare Dio, è l'estasi mistica, e quindi è un film anche molto spirituale in realtà, per quanto possa venire a qualcuno la tentazione di chiamarlo, sbagliando, secondo me blasfemo. E chissà cosa ne penserà il Vaticano. Già, per quanto riguarda il peggio, poi vabbè, imbarazzante Sean Penn. Tra il peggio, purtroppo, mi tocca mettere Nanni Moretti, come penso si sia intuito dalle mie parole di prima, e personalmente nel peggio metto anche Kirill Serebrennikov, che è invece un forte candidato alla vittoria per questioni politiche, per le quali premetto subito a scanso di equivoci, io per primo sono con lui. Kirill Serebrennikov è un regista russo che dichiaratamente omosessuale, che Putin con una serie di false accuse sta tenendo tra carcere domiciliari da anni. Ovviamente io sono per la sua liberazione, però se si guarda il film non c'è, è un pastrocchio postmoderno che non ha il minimo interesse, pressoché incomprensibile. Fatto che cerca indubbiamente di trovare uno stile personale, però è proprio un brutto stile personale. Il vincitore ideale, quindi, magnifico. Non c'è. D'accordo, Marco, noi ti ringraziamo molto. Ci risentiamo, ci rivediamo al tuo rientro da Cannes. Magari ci risentiremo la prossima settimana per la prossima tranche dei concorrenti. Vedremo come andrà martedì prossimo. Potrebbe
convenire vederci almeno 5 giorni dopo il mio rientro da Cannes, visto l'andazzo. Volentieri. Molto bene, Marco. Continua a mandarci gli aggiornamenti, noi ti ringraziamo tantissimo. Sì, anche perché ci sono ancora film molto importanti che devono passare, c'è ancora The Plechen, Faradi, c'è ancora Diar, c'è ancora Marrick, c'è ancora Lainiedi. Faradi l'ho visto ieri pomeriggio ed è un buon Faradi. Ah, è tornato alla forma. In Iran, è tornato in forma, in realtà una forma che non si avvicina neanche a quella di Abautelli, a quella di Una separazione, ma neanche a quella del Cliente. È un Faradi depotenziato per quello che sa fare. È comunque un buon segno. È un buonissimo, molto bene. Un buonissimo film che dopo la schifezza spagnola di 3 anni fa, certo, ci ha riconciliati con l'autore iraniano. Ti dobbiamo lasciare, Marco, abbiamo tempi molto stretti. Grazie mille per la tua testimonianza. Ci sentiamo prestissimo. Grazie mille, Marco, e buon cinema e buona settimana. Grazie a voi, un saluto a voi e agli ascoltatori. A presto. Ciao Marco, grazie. A presto. E noi continuiamo adesso con... torniamo qui alla mostra dopo Cannes, grazie al nostro inviato che insomma è carico, lo sento veramente carico, emozionato, deluso da questi film che purtroppo non l'hanno entusiasmato, peccato per il nostro Moretti, peccato per... queste pellicole che si davano un po' come anche le favorite, però insomma ce n'è altre. Ci rifaremo con altre sorprese, speriamo davvero nella distribuzione di Hamaguchi. E adesso dobbiamo passare al nostro festeggiato, abbiamo questa torta di compleanno con ben 103 candeline, classe 1918, Ingmar Bergman è il protagonista di oggi. Abbiamo visto comunque sui social tanti film che vengono appunto ricordati come i suoi manifesti, i suoi momenti più emozionanti, insomma di film sappiamo che ne ha fatti veramente tanti, ha avuto diversi momenti, diverse fasi della sua vita dal punto di vista artistico, è uno dei registi più complessi del nostro Novecento, proprio per le generazioni e le decadi che ha attraversato. Andrea, tu che film hai portato di Ingmar Bergman? Come fai a scegliere un film di Bergman? Uno, esatto. Esiste una pletora di Bergman, ma anche soltanto andare a sfrucugliare nella sua produzione più giovanile, quella ancora sotto l'egida di Alf Sjöberg e dei vari decani del cinema svedese degli anni 40. Ricordiamo la sua sceneggiatura per un film magnifico come Spasimo, che non è la sua regia, ma è un film bergmaniano al 100% di Sjöberg. E nei primi film, chiaramente, non si possono dimenticare titoli come La prigione, forse il primo film davvero importante di Bergman, ma tutta la trilogia sugli amori estivi, quindi Un'estate d'amore, Una vampata d'amore, Una lezione d'amore, nonché il film più importante di questa fase, che è Monica il desiderio. Sono film, sì è vero, complessi, sono film che si prestano ad analisi continuo. È un regista che davvero dopo decenni e decenni di produzione si continua ancora a dibattere dei significati del cinema di Bergman. Forse la cosa va applicata ai suoi film più cervellotici, quelli davvero più psicanalitici, in primis un film come Persona, ma è anche un regista quando vuole anche particolarmente, non dico gioioso, ma vitale quantomeno. Basta pensare a film come Sorrisi di una notte d'estate, che è effettivamente una commedia, ma anche un film come Il settimo sigillo, che sì parla di morte, sono tematiche estremamente profonde, ma è comunque un film che è pieno di vitalità. Il posto delle fragole sì è un film sulla senilità, sullo scorrere del tempo, però ha davvero questa capacità di raccontare i momenti più gioiosi della vita Bergman, che forse non si intuiscono. Poi la crisi, insomma, la componente più drammatica, più tragica, più pesante per certi versi del suo percorso arriva con gli anni 60, quindi con film come La Fontana della Vergine, con la trilogia sul Silenzio di Dio, quindi come Uno specchio, Luci d'inverno, Il silenzio, e poi
lo spartiacque di persona. Il film che però volevo andare a trattare io è Sussurri e grida, che forse è il film che in un certo senso, dopo le grandi rivelazioni degli anni 60, lo ha per certi versi quasi rilanciato. Noi sappiamo che Bergman con la fine degli anni 60 arriva quasi in un momento di crisi con film come Passione, L'adultera, sono film di transizione, tant'è che anche la produzione locale tentava quasi di disfarsene. Invece arriva la zampata nel 72 con Sussurri e grida, il suo primo film importante a colori. Aveva già più o meno sperimentato col mezzo, con A proposito tutte queste signore, e per certi versi non totalmente, perché bianco e nero colori, con Passione. Sussurri e grida è un film che trasuda colore. Lui stesso nelle interviste successive nota la sua dichiarazione per cui Sussurri e grida è il suo unico film che concepisce esclusivamente a colori, è l'unico film che è stato fatto per essere visto a colori. Tutti i film precedenti e successivi in un certo senso possono essere reimmaginati in bianco e nero. In Sussurri e grida la componente del colore è fondamentale, la presenza opprimente di questi rossi, il contrasto fra il rosso degli ambienti, il rosso delle passioni, il bianco della verginità, il nero del lutto. Una storia tutto sommato semplice, chiusa fra quattro mura, un film di solo un'ora e mezza. Bergman, a parte gli esempi di Fanny Alexander e di Scena da matrimonio, che comunque sono progetti televisivi, si è conosciuto anche per opere fiume, però i film di Bergman sono opere spesso molto piccole, che non vanno oltre l'ora e 40. Sussurri e grida è un film di un'ora e mezza, ambientato in una casa fra quattro mura, con quattro personaggi femminili, quattro personaggi maschili di contorno. La storia di due sorelle che accudiscono una terza sorella che è afflitta da un cancro all'utero che la sta riducendo in fin di vita. A completare il trittico, la serva Anna, la domestica Anna, che è l'unico personaggio effettivamente umano del film, un personaggio intriso di fede, di religiosità, che riflette su questa donna morente il lutto per la figlia bambina che l'è morta. È tutto un film pieno di transfert psicologici, sì, è vero cervellotico, ma anche davvero intriso di dolore. È un film assolutamente violento. Piera De Tassi se lo definì un film di una violenza estrema, e effettivamente è così. Non succede niente di particolarmente efferato, anche se c'è una scena di mutilazione genitale femminile che non si dimentica, che è effettivamente molto impressionante. Però è davvero un film che ti assale, che non ti dà tregua. È uno dei film anche meno parlati di Bergman. Bergman, per descriverlo, disse che è un film per cui non c'erano quasi bisogno di parole, perché l'amore, i sentimenti non si esplicano con le parole, ma con l'amore. Ed è effettivamente un film intriso d'amore. E le prime parole che si sentono nel film vengono dopo 10 minuti e sono relativamente poche. Il fulcro emotivo del film, la riconciliazione, per quanto temporanea, fra le due sorelle, una magnifica Liv Ullmann, un'altrettanto magnifica Ingrid Tulin, avviene in questo momento di contatto fisico con i dialoghi che sono coperti completamente da una musica di Bach, se non mi sbaglio. Quindi è un film fisico, un film di gesti, un film di colori, dove le parole di Bergman, le disquisizioni, le dissertazioni filosofiche di Bergman che avevamo visto soprattutto nella trilogia del Silenzio di Dio vengono a mancare. È un film assolutamente fisico, assolutamente tangibile, che bisognerebbe assolutamente rivedere. Poi la produzione successiva di Bergman conterà altri capolavori, altri film importanti. Pensiamo alla realizzazione del Flauto Magico di Mozart, il suo film operistico, quindi L'immagine allo specchio, Sinfonia d'autunno, e poi chiaramente il grande testamento artistico Fanny Alexander. Però Sussurri e grida forse non è il film ideale da cui cominciare a vedere Bergman, per quello forse magari è più opportuno Il settimo sigillo per cominciare, Il posto delle fragole, insomma il Bergman ancora di transizione fra gli anni 50 e gli anni 60. Sussurri e grida però è forse il suo film più importante, ecco, da questo punto di vista sì.
Io vorrei aprire anche una parentesi appunto sulla fotografia. Il bianco e nero di Bergman non è mai lo stesso nei suoi film. Bisogna sottolineare la sua trasformazione, che non è un'evoluzione in realtà, ma è sempre uno studio approfondito sulle tematiche spirituali che lui mette in scena. Perché il bianco e nero del Settimo Sigillo ha una polvere, una fotografia così leggera, esplicita, spensierata, che è l'opposto a quello di Persona, per esempio. Assolutamente. Molto più cupo, molto più crudo, psicologicamente profondo, però allo stesso tempo non è più evoluta come messa in scena, è semplicemente diversa. Lui è uno sperimentatore, ha le sue fasi nelle quali poi ritorna, e quella del bianco e nero è un esperimento, si può definire, perché lui, non avendo mai utilizzato il colore, in Sussurri e grida abbiamo un colore intanto... È rivolto intanto al moderno, no? Ed è il colore dell'anima. Per lui il rosso è sempre stato il colore delle pulsioni, dell'anima, quindi è davvero fortemente caratterizzante e oppressivo, come dicevamo, la presenza del colore, sì. Quindi non bisogna mai dimenticarsi che Bergman, per quanto possa spaventare per il suo pensiero così intellettuale, profondo, puramente svedese, ricordiamo che lui è un regista svedese a tutto tondo, non si è mai uniformizzato con il cinema europeo, per non dire appunto quello occidentale. C'è stato un tentativo abbastanza mal riuscito con L'uovo del serpente, ma è stata una parentesi... che infatti pochi ricordano, giustamente. Sul finire di carriera, sì, comunque, certo. Cioè il grosso l'aveva... era già un'istituzione Bergman. E con questo film, che appunto io ringrazio tantissimo Andrea per averci presentato, Sussurri e grida, che sì, non è magari, se non conoscete Bergman, non è il primo film con cui iniziare a conoscerlo, meglio Il Settimo Sigillo, Il Posto delle Fragole, ma sicuramente è una pellicola fondamentale per conoscerlo. E con questo io ringrazio tantissimo Andrea Bosco. Grazie a te, Ale. Come sempre in compagnia con noi qui a Radio SDAC, io sono Alessandro Bellagamba, vi ricordo tutti i contatti della Scuola d'Arte Cinematografica SDAC di Genova, info@sdac.it oppure comunicazione.sdac@gmail.com. Se volete contattarci, avere tutte le informazioni della scuola sullo SDAC Magazine e tutto quello che riguarda appunto il cinema, distribuzione, festival, e insomma chi più ne ha più ne metta, ci ritroviamo qui su Radio SDAC mercoledì prossimo sempre da mezzogiorno, e continuate a seguire i nostri aggiornamenti su Facebook, Instagram e tutti i social dove potete trovare la SDAC.